Ciao a tutti, in questo video voglio farvi vedere cosa ho acquistato da AliExpress. Ho preso tutte cose di bigiotteria, tutti i gioielli luccicanti. È la prima volta che faccio un ordine su AliExpress e ho voluto provare, non avevo mai provato e devo dire che sì, effettivamente è divertente perché, vabbè, a parte che i prezzi sono veramente bassissimi. E le cose non mi sembrano poi così male, magari durano poco, però insomma, comunque a vederle così fanno una bella impressione. E poi cioè, pensavo appunto di aver fatto l'ordine, di aver messo nel carrello quello che mi interessava, ma poi in realtà ogni cosa viene spedita separatamente, quindi praticamente AliExpress raccoglie una serie di venditori, ogni venditore ha le sue cose, i suoi articoli. E li spedisce quindi autonomamente. Quindi, dopo circa 3 settimane ho iniziato a ricevere il primo pacchettino e pian piano gli altri che arrivano appunto uno alla volta o due alla tre volte, o due o tre alla volta, insomma, comunque separatamente. Infatti, anche dopo aver fatto l'ordine, ho ricevuto, io ho preso 10, praticamente 10 articoli, insomma 9 articoli perché due erano dello stesso venditore e quindi mi sono arrivati 9, no, 8 pacchettini separati, l'ultimo ancora non mi è arrivato, però vabbè, siccome ho perso già la speranza, ho deciso che comunque faccio il video, vi faccio vedere quello che ho ricevuto, insomma, poi l'ultima cosa ve la farò vedere indossata sicuramente. E quindi poi appunto via via sono arrivati gli altri, quindi sì, è una cosa carina. Poi alla fine, all'inizio ero scoraggiata dal fatto che io non sono stato capace di aspettare, quindi mi scocciava ordinare delle cose, dover aspettare poi un mese per riceverle, perché di solito quando io decido che voglio una cosa la voglio subito, quindi per me è molto difficile aspettare. Però poi in realtà dopo qualche giorno effettivamente ci si dimentica. E quindi poi alla fine diventa quasi una sorpresa quando si iniziano a ricevere i pacchetti e poi così uno dopo l'altro arrivano. Vabbè, però basta chiacchiere. Vi faccio vedere cosa ho preso. Ho anche pensato di mettere giù nell'info box i link a tutte le cose che ho preso, così almeno nel caso vi interessi, insomma, le riuscite a reperire facilmente. Allora, prima cosa ho preso questo bellissimo, direi, collare o choker, chiamiamolo choker, che è questo qua. Guardate che bello che è. È bellissimo. Lo mette così, va messo così ed è super scintillante. Poi ha tutti questi riflessi colorati, è veramente bellissimo, anche abbastanza pesante, non mi sembra male come qualità con tutto questo intreccio. Molto bello. E questo qui costa 4,08 euro. Veramente bello. Cioè, fatemi sapere voi se le cose che vi mostro vi piacciono, ma secondo me sono bellissime. Poi ho preso una collanina con un ciondolo a forma di gatto, che è questa qua, collanina fine fine. Il ciondolino è questo, che è veramente minuscolo. Io pensavo che fosse un pochino più grande, invece se riesco a fermarlo. E invece è veramente piccolo, piccolo, piccolo. Sarà grande come una monetina da 5 centesimi. È veramente minuscolo. Carino, però piccolo, piccolo, piccolo. Ecco, peccato che non c'è la descrizione delle misure, che effettivamente io mi aspettavo qualcosa di più grande. Questa collanina costa 1,17 euro. Poi questi collari, queste collane che sono bellissime. Ho preso questa e questa qua invece così. Cioè, queste qui sono bellissime. Delle perle, queste sono delle perle. Poi ci sono questi strass, veramente stupende. Cioè, anche questa blu è bellissima. Io l'avevo vista una ragazza. Me ne ero innamorata, poi quando sono riuscita a capire dove l'aveva presa, l'ho voluta anche io. E questa e questa mi sono arrivate in un pacchetto separato, con spedizione tutta tracciabile, con il postino, impacchettati benissimo. E quindi insomma, belle, veramente belle. Mi piace questa blu, è
Bellissima, veramente. E queste qua costano 3 euro, 3,08 euro l'una. Poi ho preso questa collana con questo ciondolino. Vediamo se riesco a metterlo a posto. Eccolo qui. Con questo cuoricino, con i brillantini e l'iniziale. Eccola qua, che c'è la collana. Fine fine. Anche questo è minuscolo, piccolissimo, piccolissimo. Però è molto carina, molto fine, dorata. E questa l'ho pagata 59 centesimi. Poi ho preso due cavigliere, perché io porto sempre comunque il braccialetto alla caviglia, quindi ho voluto provare a prendere questi. Guardate che bella che è questa qua. Bellissima con questi cristalli turchesi. Avevo anche paura che fosse piccola, invece no, la misura è bella, insomma, bella grande, mi va bene. È veramente carino. E luccica la caviglia, sta proprio bene, molto bella. Questa cavigliera con i cristalli 1,39 euro. Poi ho preso invece questa qua con gli strass e con l'elastico. Questa è bella perché non va neanche allacciata e così si infila, rimane così. Anche questa è molto bella, molto luccicante. Questa qui l'ho pagata 1,19 euro, che secondo me è veramente poco. Ve l'ho detto, poi magari dureranno pochissimo, diventeranno subito nere queste cose, però mi sembrano belle. Per togliersi anche lo sfizio di avere delle cosine un po' diverse e di spendere poco. Poi ho preso questo braccialetto con questi cuoricini, anche questo è bellissimo. Per fortuna la misura non è piccola, mi sta bene. Vedete, è particolare, ha questa parte così, la catenella e questi tre cuoricini blu, che sono veramente carini. È molto fine, molto bello anche questo. E questo braccialetto ho pagato 0,66 centesimi. E poi l'ultima, questo braccialetto con questi strass, che è bellino. Ha questa allacciatura col gancetto. Io li conosco già questi tipi di braccialetti perché anni fa ne acquistavo. Conoscevo un ragazzo indiano che li vendeva e ne avevo acquistati diversi. Hanno questa allacciatura con questo gancetto. Vedete, quindi sono anche sicura, la chiusura è sicurissima. Unica cosa è che è piccolo, vedete, è veramente molto molto piccolo. Cioè io non ho il polso, non ho le ossa tanto grandi, però a me sta proprio stretto stretto, non riesco a metterlo. Infatti ora vedrò se posso regalarlo a qualcuno molto più magro di me, perché è una misura forse da cinese magra, come dico io, cinesina magra. Quindi queste sono tutte le cose, quindi io ho detto ne manca una, ve la farò vedere poi indossata sicuramente quando mi arriverà. E quindi è stata un'esperienza divertente fare acquisti su AliExpress, quindi fatemi sapere appunto se queste cose vi piacciono, se avete acquistato anche voi, se vi è capitato di acquistare, qual è stata la vostra esperienza. E niente, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!